Interesse e partecipazione al convegno organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento, che si è svolto lo scorso venerdì presso l'ex convento dei Domenicani a Vallo della Lucania. Il tema dell'incontro è stato Cilento, territorio, pari opportunità, politiche giovanili e il ruolo della Croce Rossa, nell'ottica di porsi come principale interlocutore nello svolgere compiti di primo piano a favore delle comunità locali e di rendere fattibili progetti che non devono limitarsi ad essere effimeri strumenti, ma reali mezzi di servizio e di crescita. Noi siamo qui stasera per parlare di pari opportunità, di cercare un modo capillare di trovare il problema e quantomeno di utopia dire risolverlo, ma quantomeno di alleviarlo. Come lo facciamo? I nostri volontari sono tutti i giorni sul territorio. Non sempre è facile, perché abbiamo bisogno di mezzi, abbiamo bisogno di collaborare, abbiamo bisogno di reti. Oggi abbiamo bisogno della rete, dobbiamo collaborare con gli enti, con altre, l'associazionismo. Dobbiamo unire le nostre forze e far sì che le persone che hanno bisogno abbiano una risposta. Lo possiamo fare noi, abbiamo una ricchezza che è il volontariato. Persone che danno il proprio tempo, si formano però, non lo fanno così all'improvviso, ma abbiamo dei corsi di formazione, lo mettiamo a disposizione per tutti coloro che hanno il bisogno. La nostra attenzione vorremmo focalizzarla su alcuni aspetti, il bisogno delle donne, dei bambini, le dipendenze oggi, ma non solo di droga, dalla droga, dall'alcol, dipendenze che poi portano alla violenza, e molte volte queste violenze restano silenti, non vengono fuori. Noi siamo qui e chiedo a voi amministratori, in questa sala ci sono molti, già abbiamo avuto modo di conoscerci, ci vediamo tutti i giorni e abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti coloro che hanno il nostro stesso obiettivo, aiutare le persone. A che età si può entrare in Croce Rossa? Allora, oggi cioè, per fare il volontario da 14 anni fino a 65. Naturalmente c'è un nuovo progetto che prevede come l'ex Croce Rossa giovanile, che parte dall'età della scuola primaria, quindi dalla scuola elementare, possono aderire facendo un percorso di formazione come quella dell'educazione stradale, l'educazione alla salute, l'educazione alla protezione civile, naturalmente sempre rapportato all'età, e quindi è in atto un'iscrizione che è di un euro simbolico per poter entrare a far parte della Croce Rossa, ma questo è anche aperto a tutti, non è che è aperto ai cittadini italiani, è aperto a tutti coloro che stanno sul nostro territorio nazionale, quindi anche agli extracomunitari, perché la Croce Rossa non ha assolutissimamente nessuna, lo dice il nostro statuto e i nostri principi, per noi ogni persona è uguale all'altro.